Puoi spostarti, Enrico. Pronto? Sì, pronto, ecco, pronto. Faccio ripartire il tempo, allora, prego. La ringrazio. Signor Presidente del Consiglio, è sotto gli occhi di tutti lo stato di degrado in cui versano siti e monumenti del nostro importante patrimonio storico-artistico. In questi giorni il ministro Brai ha lanciato l'allarme sui tagli al bilancio del Ministero della Cultura. Allora noi le chiediamo, fermo restando il ruolo decisionale dello Stato e le competenze delle soprintendenze, se non ritenga opportuno di creare iniziative che facilitino l'ingresso dei privati nel finanziamento e anche nelle professionalità che riguardano questo importante settore. Grazie, prego Presidente Letta, facoltà di rispondere. Grazie Presidente, ringrazio la collega Galgano. I privati e il finanziamento della cultura, molto se ne discute nel dibattito pubblico da qualche tempo, poco si enfatizza invece un dato di fatto. Già oggi tanta parte della gestione degli istituti e dei luoghi della cultura è affidata ai privati, o meglio alle imprese private di gestione di servizi aggiuntivi e strumentali. Si tratta di strumenti essenziali per l'apertura al pubblico e la valorizzazione dei beni culturali, servizi che però vanno gestiti sicuramente meglio e con un maggiore impegno da parte del sistema. Molte concessioni, ad esempio, sono in proroga. Su questo posso annunciare qui che il Ministero sta per varare le nuove linee guida da portare subito al vaglio dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici per prevenire contenziosi paralizzanti. Ci saranno dunque presto le gare per il rinnovo e l'ammodernamento delle attuali gestioni, con l'affidamento delle concessioni in molti musei e aree archeologiche. È la strada giusta per rilanciare qualità dei servizi e turismo, controllo gestionale e semplificazione delle regole. Del resto, l'apporto economico diretto dei privati è molto facilitato da recenti interventi normativi, che hanno chiarito che le imprese e i cittadini che vogliono fare elargizioni liberali a favore della cultura possono farlo senza intralci burocratici, versando la donazione direttamente al Ministero con vincolo di scopo e senza procedure selettive da svolgere. Quanto alle sponsorizzazioni, una procedura di scelta invece lì è prevista, per quanto molto semplice e veloce. Procedura del resto necessaria anche in base al diritto europeo per garantire pubblicità, trasparenza, non discriminazione. Diverso il caso delle forme più complesse di partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale, che si traducano nella creazione di apposite fondazioni o altri organismi di partnership stabile e duratura. Sono percorsi già sperimentati, penso al Museo Egizio di Torino, che tuttavia richiedono di essere valutati caso per caso. Infine, il capitolo del regime di vantaggio fiscale per chi investe nella cultura. Già oggi esiste, come sapete, un regime di detrazioni fino al 19% e di deduzione, anche totali, ma entro un budget annuo, per le persone fisiche e giuridiche. Così come esiste, l'abbiamo prorogato per tutto il 2014, avremmo voluto fare di più, ma questa è la situazione nella quale ci troviamo, il sistema di credito d'imposta per la produzione cinematografica. Sono comunque misure che vogliamo rafforzare e razionalizzare, perché l'investimento e la valorizzazione della cultura e dei beni culturali sono decisivi per il rilancio dell'Italia. Su questo il Governo si impegna a ricercare tutte le soluzioni percorribili, fermi restando naturalmente i limiti delle compatibilità finanziarie generali. E signora Presidente, siccome è l'ultima risposta che do oggi, voglio confermare all'Aula, al Parlamento, la mia disponibilità e la mia ferma intenzione di far sì che questa presenza al question time da parte del Presidente del Consiglio non ritorni fra 6 anni, ma sia invece una presenza costante nei prossimi mesi, perché credo che è un modo questo di tenere un rapporto tra Parlamento e Governo effettivamente corretto. Grazie. Grazie Presidente Letta. Allora ci contiamo sulla sua presenza. Ora ha facoltà di replicare la deputata Galgano. La ringraziamo per la risposta. Noi crediamo che la conservazione del patrimonio storico-artistico è un importante indice della cultura di un paese, oltre a essere naturalmente la base per lo sviluppo del turismo. Allora, per questo ci permettiamo di segnalare un'iniziativa che ha la Spagna. La Spagna, che ha un patrimonio artistico inferiore al nostro, ogni anno